Buongiorno a tutti, oggi prima vera giornata in cui ci svegliamo qua a Bali. Siamo pronti per una grandissima giornata, fa caldissimo, siamo già sudati. Stiamo andando a prendere il traghetto per andare a Nusa Penida. Come vedete siamo un po' così, abbiamo ancora i capelli leggermente bagnati perché oggi abbiamo provato l'esperienza della doccia fredda e senza utilizzare phon, quindi buono. Tante nuove esperienze. E niente, adesso vediamo se riusciamo a prendere questo traghetto così ci spostiamo. C'è un casino incredibile come sempre, vabbè in questa strada nemmeno tanto, però fino a poco fa era davvero un delirio. Ragazzi, siamo dentro al traghetto che ci porterà a Nusa Penida. Ce l'abbiamo fatta, poi dopo vi raccontiamo perché è stata un po' dura, è stata un po' particolare la vicenda, comunque vabbè, fa caldissimo, siamo già zuppi. Cinque piedi. What's up is down, what's left is right. Chasing stars. Ragazzi, finalmente siamo arrivati a Nusa Penida. Alla fine il viaggio doveva durare mezz'ora e invece ci abbiamo messo un'ora, però vabbè. Abbiamo già noleggiato un motorino, qua è tutto così selvaggio, davvero una roba incredibile, fa stranissimo. Comunque poi vi raccontiamo anche come abbiamo noleggiato il motorino. Mentre voglio dire una cosa per quanto riguarda i biglietti e il traghetto che abbiamo preso a Sanur. Noi alla fine siamo andati in una zona sul mare vicino al porto di Sanur e lì semplicemente abbiamo trovato un negozietto in cui siamo entrati e dentro, vabbè, praticamente ci hanno offerto i biglietti per il traghetto e da lì poi abbiamo pagato. Ci hanno accompagnato in motorino esattamente al porto di Sanur, che dovrebbe essere il porto principale della zona, perché comunque era molto più attrezzato, molto più grande. E da lì poi uno dei ragazzi che ci ha accompagnato in motorino è andato con i nostri soldi a prendere i biglietti. Non sappiamo esattamente dove fosse questa biglietteria, comunque penso che fosse lì in zona al porto principale di Sanur. Ho visto tanta gente che comunque arrivava già con il biglietto, quindi o l'hanno fatto online oppure hanno trovato una biglietteria lì vicino, e forse comunque costa anche meno rispetto a quello che abbiamo pagato noi. Però comunque abbiamo pagato 10 euro a testa e ci hanno accompagnato in motorino a prendere il traghetto. Invece per quanto riguarda questo bellissimo motorino che abbiamo noleggiato qua a Nusa Penida, semplicemente noi siamo arrivati, siamo sbarcati qua a Nusa Penida, abbiamo iniziato a fare la strada principale e si è fermato un ragazzo dicendoci se aveva bisogno di noleggiare i motorini. Non gli abbiamo detto sì, gli abbiamo chiesto quanto costava, abbiamo un pochino trattato e vabbè, alla fine abbiamo noleggiato questo motorino per 5 giorni. Poi da lì gli abbiamo chiesto se aveva il casco e ne aveva solo uno, quindi ci ha accompagnato in un'altra zona in cui c'erano molti altri motorini. Ci ha accompagnato, vabbè, in tre sul motorino, noi due più lui, vabbè sì, la sede del noleggio più o meno, e da lì poi ci ha recuperato un altro casco che ci ha dato, vabbè, senza chiedere documenti, senza chiedere nulla, ci ha solo chiesto il numero di telefono e abbiamo fatto una foto insieme. Ci siamo appena fermati per pranzo con il nostro super motorino, abbiamo fatto delle strade, vabbè, impercorribili, salite, discese, non so, quel motorino quanto durerà, cioè vabbè. 50% di una roba, vabbè. E niente, ci siamo fermati, abbiamo preso questi due succhi, io pineapple juice e questo è il dragon juice. Abbiamo fame, è già un po' tardi, sono quasi le 3, poi vogliamo andare a vedere una delle prime cose che guarderemo qua a Nusa Penida, speriamo di arrivarci in tempo, perché comunque abbiamo visto ieri che alle 5 viene già buio e poi queste strade al buio non è che siano al massimo da percorrere in motorino. Abbiamo preso i noodles vegan, poi questo è rice vegan e poi abbiamo ancora un altro piatto che vi facciamo vedere appena ci arriverà. Adesso mangiamo che abbiamo tantissima fame. Ragazzi, una piccola correzione a quello che ho detto. Allora, prima ho detto che abbiamo preso i noodles e il riso vegan perché era scritto così sul menù, però in realtà come vedete c'è un uovo in entrambi i piatti, quindi vabbè, ok, però per il resto diciamo che è un piatto vegetariano, così risolviamo il problema. Ragazzi, primi due posti che siamo venuti a visitare qua a Nusa Penida: Broken Beach e Angel Billabong. Broken Beach non mi ha fatto impazzire, cioè carina, ma non lo so, forse nulla di così particolare, mentre Angel Billabong è invece molto molto bello, guardate qua, che roba.
ragazzi, Angel Billabong è davvero molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo fatto volare il drone e è una delle prime volte che lo facciamo volare qui in vacanza e spero, ecco, di mettere su YouTube dei video molto molto carini, visto che l'abbiamo comprato da poco, l'abbiamo solo provato un po' così per allenarci, ma per fare dei video veri e propri non l'abbiamo mai utilizzato. E sono molto contento, un po' stressato perché una delle prime volte è stata un po' dura, c'era anche parecchio vento, e allora adesso ci siamo presi per rilassarci un bel cocco fresco, cocco intero da bere. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Ragazzi, siamo già a cena, ci siamo spostati nella costa, quindi lungo il mare, in cui ci sono un pochino più di locali, un pochino più di vita, insomma. Non tantissimo, ma qualcosa in più c'è. Poi al massimo magari vi mettiamo la mappa, vi facciamo vedere dove siamo, in che zona siamo. Comunque, mi sono dimenticato di farvi vedere i piatti che abbiamo mangiato. Comunque abbiamo preso un piatto in cui praticamente c'era una sorta di crepe con all'interno delle patate, al curry, e abbastanza piccanti, buone. E poi abbiamo preso i noodles vegetariani. Questa sera abbiamo variato un po' la nostra alimentazione, abbiamo preso due dolci e vabbè, sono bellissime. Adesso vi faccio vedere: crepe con gelato e Nutella. Poi c'è questo mango smoothie in cui c'è un po' di tutto, come vedete: banana, granella, nocciole, non capisco bene, però ci sono tante cose. Molto molto belli e sembrano buoni.